16 anni all'anagrafe, sul campo già un piccolo bagaglio di esperienza, alle spalle duri mesi di allenamento, nel cuore la voglia di vincere. Grande trionfo ieri per il pacentrano Simone Di Loreto nel tradizionale appuntamento della Corsa degli Zingari, una delle manifestazioni più longeve della regione, giunta quest'anno all'edizione numero 566. Una corsa brillante e veloce che ha premiato tutti i sacrifici. Incontenibile la gioia di amici e familiari al momento dell'arrivo del giovane nella chiesetta di Santa Maria di Loreto. Per me la prima vittoria che dedico alla mia famiglia, a tutti coloro che mi hanno sostenuto, ha detto il giovanissimo Di Loreto in preda all'emozione. Da quando ero piccolo, che con la corsa di Zingarelli sognavo sempre di andare a correre grandi, finalmente sono riuscito a vincere. Si interrompe la striscia positiva di Alessio Marcaurelio, vincitore delle ultime 5 edizioni dal 2011 al 2015, che porta a casa un lodevole secondo posto. Dopo la caduta ho sbattuto la colonna, mi ha bloccato il respiro, addio. Contento per Simone? Contentissimo, se l'è meritato. Sul podio come terzo classificato anche Cristian Lotito. L'edizione 2016 della Corsa degli Zingari, cioè la corsa a piedi scalzi, è stata vissuta come al solito da tanti pacentrani tornati dall'estero per la stagione estiva, oltre a visitatori e turisti che non sono mancati. Ogni anno sembra ci sta un miglioramento. Ormai la corsa è l'evento principale del paese. USA, ma a una casa in Pacentro. Quest'anno c'è la cornice di un evento che si è arricchito, che si è valorizzato, che inizia a prendere contezza della propria storia. Tutto si è ripetuto secondo tradizione. Ad annunciare la gara alle 18.30 in punto i fuochi d'artificio. Il suono ripetuto della campana della chiesetta segna l'inizio della corsa, che ha visto i 30 partecipanti protagonisti di una rapida discesa dal Colle Ardingo. La folla partecipa con attenzione. Terminata la competizione, i primi tre sono stati portati a spalla per le vie del paese. Protagonisti nel pomeriggio anche più piccoli con la corsa degli Zingarelli. Il primo cittadino Guido Angelilli e il comitato organizzatore tirano le somme dell'edizione numero 566, pensando già a quella dell'anno prossimo, dove si attende il grande rientro degli emigranti. Per l'anno prossimo aspettiamo Pacentro 2017, la riunione dei pacentrani nel mondo, quindi aspettiamo dei grossi numeri. Abbiamo già iniziato l'organizzazione dallo scorso anno e andremo sempre meglio. L'anno prossimo sarà un grande rientro di emigranti e contiamo di fare il pienone come al solito.